È partito, significa quello? Ah, vabbè. Allora, buonasera. Dunque, un argomento molto ampio, questo sul mondo spirituale, sugli altri, sentite? Poco, un pochino di più? Sì, ok. Allora, un argomento molto vasto, troppo vasto. Quindi non so se farla sta conferenza, vediamo un po'. Allora, talmente vasto che se dovessimo dire, io volevo fare questa sera un quadro di com'è il mondo spirituale e a che cosa serve, e di come noi siamo in mezzo al mondo spirituale. Certo che il quadro è ampio, perché non c'è nulla nel cosmo che non sia un essere spirituale, ma proprio nulla, dal sasso alla foglia alle nostre ossa, cioè non c'è nulla che noi vediamo che non sia la manifestazione fisica di esseri spirituali. Perfino le energie cosiddette sono manifestazioni o qualità di un essere spirituale, perfino l'energia elettrica. E noi viviamo in un mondo così cieco e barbaro che pensa che esista solo la manifestazione e non l'essere. E quindi fa dei disastri. Soprattutto il fatto di pensare che sia tutto materia e questa materia non sia il corpo di qualcuno crea un serio problema etico. Perché tutti trattano il cosmo, ma anche gli altri, come se non fossero esseri spirituali. Come se tutti e tutto fosse una sorta di usa e getta che abbiamo intorno a noi, con il quale si può fare quello che ci pare, senza responsabilità. Invece non c'è nulla intorno a noi che non sia un essere spirituale in evoluzione attraverso un corpo fisico. Ma questo vale anche per la Luna, per il Sole, per le stelle, per tutto. Vale perfino per la materia oscura che gli scienziati ancora non sanno che è, però sanno che esiste. Quindi di che parliamo? Allora, cominciamo, piano piano, ne parliamo, no? Cominciamo a vedere. Allora, prima di tutto, per capire se esistono gli angeli, se esiste un mondo spirituale, la prima cosa che bisognerebbe dire è: ma io come me ne accorgo? Uno. E l'altra è: ma a che serve tutta questa storia? A che serve? Allora, vediamo un po', cominciamo a che serve, poi vediamo se me ne accorgo. La nostra cultura non se ne accorge. No? Noi cominciamo da un po' di gente ad accorgersene, ma la nostra cultura non se ne accorge. Il cattolicesimo ha abolito gli angeli praticamente dopo i rovi dei templari. Cioè non sa più che cosa sono e non ci ha nemmeno insegnato che cosa sono gli esseri spirituali. Non si sa, stanno lì appiccicati da qualche parte, hanno la luce, contemplano Dio, Dio contempla loro, loro contemplano Dio, e dico sempre quando dico questa cosa, dopo un po' fanno... e non se ne può più, insomma, dopo 10 minuti di contemplazione reciproca, no? Che fanno? Fanno un sacco di cose. Noi facciamo delle cose, pensate, se dovessero esistere degli esseri con stati di coscienza superiore al nostro, vengono impiegati per fare più cose di noi. Che cosa fanno? Non ce l'hanno mai insegnato. Ma non ci hanno insegnato che cosa fanno per noi. Quindi stasera cercherò di delineare queste cose, come funziona in termini generali il cosmo, quali sono gli esseri spirituali che ne fanno parte, in grandi linee, dove vediamo gli esseri spirituali intorno a noi, dove li sentiamo dentro di noi, perché noi siamo abitati da vari esseri spirituali, e soprattutto
Che rapporto c'è tra il mondo spirituale e la nostra vita? Noi viviamo come se non ci fosse. Invece non c'è un solo istante della nostra vita in cui non c'è qualcuno che sta pensando al nostro percorso. E ci guida come Mr. Magoo, cioè chi nel vento, ci guida tra i vari problemi. Sperando che noi ci decidiamo a mettere in campo le nostre forze nel modo giusto, perché quello è il senso. Certo che in una società materialista la gente si deprime, va in ansia, in paura, in rabbia, perché non si rende conto che magari quel momento difficile che sta attraversando ha un senso. E quindi si deprime, si arrabbia, si impaurisce, va in ansia. Perché? Perché la cultura materialista non spiega nulla. Allora vediamo che cosa è il cosmo. Il cosmo è uno stato di coscienza. Uno stato di coscienza nel quale tutto è compreso, tutte le possibilità, tutte le forze, una coscienza universale come si chiama, o più semplicemente, in termini antichi, Dio. Una coscienza universale che comprende tutte le possibilità e tutte le forze, che a un certo punto ha cominciato a pensare, o ha pensato, ha progettato e ha fatto di trasformarsi in più coscienze. Quindi si è esplosa. Io parlo sempre di un'esplosione d'amore, la voglia di fare qualche cosa di buono in più rispetto a quello che c'era, e quindi questa coscienza universale si è trasformata in tantissime gocce di coscienze in evoluzione verso la coscienza universale. Ma non per rientrare nella coscienza universale, ma per fare più coscienze universali in grado di essere ancora più efficaci della coscienza universale operativamente. Creare un universo, universi, un cosmo, vari cosmi, arricchire quello che c'era prima. Qui ci sono parecchi miei allievi, ma per chi non segue i miei corsi, alla base di tutto questo c'è questo concetto che io richiamo sempre, che è il concetto di amore. È il concetto di amore di cui è fatta questa coscienza universale, è un concetto in base al quale amore significa l'impulso a creare un bene che ancora non esiste. E lo spiego sempre in termini semplici. Perché lo spiego? Perché ne parlo di questo concetto di amore? Perché questo concetto di amore da sempre è noto agli iniziati in tutta la storia umana, però non ce l'hanno insegnato a scuola, non ce l'hanno comunicato alla religione, nessuno ce l'ha detto. Eppure noi lo facciamo, ce l'abbiamo dentro di noi. No? Faccio sempre l'esempio di una mamma amorosa, quando voglio fare l'esempio dell'amore puro, faccio l'esempio della madre col figlio. No? Una madre che vede rientrare il proprio figlio la sera, e magari vede che sta bene, si pensa pure che c'ha una bella fidanzata, finalmente studia, non si fa più le canne e sta bene, però dopo un po' si ferma, lo guarda e pensa, ma domani gli faccio fare un corso di inglese, oppure gli compro una chitarra, oppure gli faccio fare qualcosa di più, o gli cambio sti pantaloni, glieli vorrei più fare più belli, no? L'istinto della madre, anche se le cose vanno bene, è di aggiungere qualcosa. Quindi non bisogna fare ricorso ai teologi per sapere come funziona questa cosa. Se io amo la mia casa, ci vorrò mettere una piantina in più, la voglio fare più bella, voglio cambiare le tende, cioè starò sempre a... L'amore è un'aggiunta di cose. Se i fisici sapessero questa cosa qui, i fisici materialisti, capirebbero perché l'universo è in espansione, perché c'è un elemento d'amore che continua a espandere. Ma se c'è un elemento d'amore che continua a espandere, ci devono essere anche gli esseri dell'amore che lo fanno. Perché non è che si fa da solo.
come dice Piero Angela o quelli del Club di Roma. Faccio sempre l'esempio, dico adesso chiamo Piero Angela col figlio, perché è una dinastia, dicono tutto è casuale e diffondono tutte le sere appositamente, con certi poteri glielo fanno fare, una cultura del tutto materialista. Ci fanno vedere Pompei, ci fanno vedere Roma, ci fanno vedere tutta l'arte, tutta la cultura, deprivandola del senso spirituale. C'è un'educazione al contrario, un disastro, con le belle musichette, le immagini meravigliose, ma è un disastro vero. Quando cominci a sapere dipinti antichi o cose che cosa significano veramente e vedi come li descrivono loro, cioè questa è un'opera di diseducazione costante che si fa. Allora, siccome loro dicono sempre che tutto è casuale, lo ripeto per i miei allievi, tanto sono abituati alle mie ripetizioni, li vorrei prendere, portare sulla spiaggia e dire: voi dite che il cosmo si crea per un fatto probabilistico. A un certo punto il caso vuole che, no? Una possibilità su miliardi e miliardi si è creata la natura, le piante, gli uomini, i destini umani, l'amore, eccetera, eccetera. No? E su questo ci riempite la testa, insomma. Allora adesso facciamo una cosa. Prendete questo secchiello, tutti e due, e cominciate a tirarlo per aria. Tirare la sabbia per aria. Certi che prima o poi un castello di sabbia si costruirà con la sabbia che scende. Perché, no? Un matematico potrebbe anche arrivare a dire che c'è uno statistico, una probabilità che questo accada ogni. E li lasciamo lì. Poi facciamo una fondazione perché anche i loro figli, i nipoti, no? Continuano a tirare per aria i secchi di sabbia, gli diamo anche uno stipendio per dimostrare che sia possibile. Un reddito di cittadinanza, gli diamo, perché questo sia possibile. Avverrà mai questa cosa? Verrà mai fuori il castello di sabbia? Ma no! Quello che si crea, quello che c'è in giro nella nostra vita, lo sappiamo nella nostra vita, non c'è bisogno di fare teologia. Io dico sempre che per affermare i grandi concetti filosofici o teologici devi trovare nella vita. L'amore lo trovi con la mamma, no? Che il fatto che ci sia qualcuno che fa le cose, quindi se c'è un albero qualcuno l'ha fatto, e io lo vedo nella mia vita, non è che mi metto lì, vediamo un po' se si apparecchia la tavola da sola, vediamo un po' se il pranzo si fa da solo. Cioè noi viviamo dei concetti demenziali nello scientismo che ci circonda, assolutamente demenziali. E quindi questo per non poter dire bella quella tigre, complessa, complicata. Bello quel salice, bella quella luna. Guarda come funziona bene l'ecosistema di questa valle alpina. No? Perfetto. Tanto che se gli uomini levano un animale si sconvolge tutto. No? Ma che significa questo? Significa che c'è qualcuno con livello di coscienza adeguato a tenere in piedi, a creare e a tenere in piedi un sistema del genere. Noi ce l'abbiamo questo livello di coscienza? No. Allora come sarà questo livello di coscienza? Sarà più elevato del nostro. Non è mica difficile, eh? Bello quell'albero, lo sai fare? No. Bello questo prato, lo sai fare? No. Beh, ma adesso parlo da uno scienziato. No, no. Uno scienziato umano in questo momento non sa fare nemmeno un filo d'erba. È capace di manipolarlo, ma la vita non la sa fare. Quindi anche un filo d'erba l'ha fatto qualcuno che ha un livello di coscienza incredibilmente superiore a uno scienziato. Eh no, bisogna credere alla scienza. Eh no. Ma quale scienza? Se la scienza di 10 anni fa era sempre sbagliata rispetto a quella. E quella di 10 anni prima era ancora sbagliata rispetto a quella di 10 anni fa, e quella di 100 anni fa è sbagliata rispetto a quella da adesso, e indovinate come sarà quella da adesso fra 50 anni. Tutta sbagliata. Indovinate chi andrà a valutare, i medici fra 100 anni diranno: Madonna, come trattavano la gente questi. Quanti vaccini facevano?
Quindi, il cosmo è uno stato di coscienza che si è trasformato in tanti stati di coscienza. Non c'è altro. E tutte le materie, tutte le cose che esistono sono manifestazioni di questi stati di coscienza che servono a fare qualcosa. Sono strumenti di qualcosa. Cioè non c'è nulla di inutile. Una nuvola non è inutile, un albero non è inutile, il nostro corpo non è inutile. Serve tutto a che fare? Ad alimentare questa fabbrica di dei che è il cosmo. Anche i sassi saranno dei. Dei significa essere capaci di creare cose superiori a quelle che siamo in grado di creare noi già adesso. Qui c'era... Gli antichi iniziati sapevano queste cose, no? Platone diceva nel Timeo, un'importante verità è che gli dèi una volta furono uomini. Semplice. Cioè proprio a far capire che esiste un'evoluzione e noi stiamo passando una fase molto importante di questa evoluzione. E adesso vedremo quale e vedremo come il mondo spirituale ci sta spingendo a utilizzare questa fase, ci sta curando secondo per secondo le nostre vite. Perché noi più rapidamente di quello che pensiamo diventiamo dei. Nel Vangelo di Giovanni, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, che il Cristo amava, diceva, voi siete dei. E questa è una cosa che nessun prete ci commenta mai dall'altare, dal pulpito. Com'è? Perché voi siete dei, mi tocca parlare con voi invece di parlare con, far finta di parlare con gli dei, no? Se voi siete dei io devo aiutarvi se possibile a diventare dei. Questa cosa non ce l'hanno mai detta. Io al massimo, se passi proprio da me, può darsi che non vai all'inferno, ma se passi da me senza dirci che l'inferno non c'è. L'altro giorno stavo raccontando di come, rileggendo Dante, la Divina Commedia è, questo lo diceva Steiner molto acutamente, non è altro che mettere in poesia l'immaginario templare. Dante era della corrente dei fedeli d'amore, che era la parte, diciamo, poetica dei templari, e quindi era in grado di mettere in poesia tutta la teologia, la filosofia, il modo di interpretare la vita dei templari. Naturalmente a noi non ce l'hanno fatta studiare così, a noi ci hanno rivelato la parte più piatta, noiosa e superficiale della Divina Commedia. Su quello si sono arrampicati tutti gli studiosi, no, a interpretare nulla. Ma sapete la Divina Commedia? La Divina Commedia non parla mica del cielo, E questo è il grande segreto della Divina Commedia. La Divina Commedia parla di come funziona sulla terra. L'inferno c'è in terra. E quindi chi non capisce le cose continua a ripagarle, il contrappasso. Chi le capisce comincia ad andare in una zona diversa nella quale comincia a progredire, si chiama purgatorio. E se poi si libera da tanti condizionamenti comincia a entrare nel mondo spirituale qui, come ha fatto lui, e comincia ad avere visioni dirette del mondo spirituale e di come il mondo spirituale funziona sulla terra. L'amor che muove il mondo è l'altra stella che muove il mondo. E quello è l'obiettivo della Divina Commedia, dirci come il mondo spirituale, attraverso il suo strumento, attraverso la sua essenza, più che strumento, più profonda che l'amore, muove il mondo e in che direzione lo muove. Nella direzione di creare dei. Adesso poi dopo vedremo a che punto siamo in questa creazione. Quindi diciamo che noi abbiamo visto una lunga evoluzione, l'evoluzione è partita con tante particelle della coscienza divina che però dovevano crescere per diventare dei, fare esperienze. E quindi è stato posto alla base di questo meccanismo di creazione
un criterio universale che si chiama le esperienze si trasformano in facoltà. Cioè, tu fai una cosa e questa cosa diventa parte di te. Tu cominci a sillabare e dopo un po' sai leggere. Cominci a fare gli esercizi pianoforte e dopo un po' sei un pianista. Sei, no? Le cose diventano... Tutto il cosmo funziona così. Perfino Darwin, che era materialista, se ne è accorto. No? Che la funzione crea l'organo. No, questo non vale solo dal punto di vista fisico, ma vale dal punto di vista animico, spirituale, interiore, no? Quindi far fare tante esperienze di come si fa o di come non si fa il bene, in modo che non facendolo i vari esseri imparassero che se non fai bene il bene, le cose non vengono bene. E come fai a vedere che le cose non vengono bene, soprattutto nella situazione della razza umana? Se non vengono bene ne hai un dolore, due persone intorno. Quindi il dolore ti insegna che non hai preso la strada giusta per diventare Dio. Perché la strada giusta è fare bene il bene. Poi a noi per farci allenare bene, più di altre gerarchie, più di altri esseri, ci hanno anche dato, nascendo, un peso che si chiamava egoismo. Che il nostro spirito non ha, il nostro spirito quando sta di là non è egoista. L'egoismo gli viene assegnato nascendo, in modo che noi, questa voglia di bene che abbiamo dentro, perché noi abbiamo la voglia di bene dentro, perché siamo particelle del bene universale, nasciamo e cominciamo a pensare che il bene è noi. Questo ci provocherà problemi, depressione, paure, ansia, disastri che facciamo in giro, fino a che il dolore fatto a noi è sparso in giro, ci convincerà che forse non era proprio così. Che forse un tizio che è venuto 2000 anni fa e ha detto ama il prossimo tuo come te stesso, ci ha dato la misura di quello che dovevamo fare. Ci amiamo infinitamente, siamo pazzamente innamorati di noi stessi, tutti, anche i depressi, in certe forme ma tutti. Allora rivolgiamo questo amore anche agli altri, ma nella stessa misura. Qui è difficile. Nella stessa misura. No? E così le cose cominciano a funzionare. No? Okay. Quindi, come si è articolato poi questo mondo spirituale? Questo mondo di essere. È persino difficile dire per me mondo spirituale, perché che differenza c'è tra il mondo spirituale e il mondo materiale, visto che il mondo materiale è manifestazione degli esseri spirituali? Però chiamiamolo così perché qui siamo troppo abituati alla materia. Allora, come si articola? Quindi, particelle della coscienza universale che cominciano ad acquisire sempre più coscienza. Partono magari da una sensazione nel cosmo, cominciano a fare esperienze, gli vengono aggiunti corpi, sostanze, cose della coscienza universale, fanno sempre più esperienze, in un ambito nel quale ognuna delle particelle, in questo meraviglioso meccanismo, è un essere in crescita e contemporaneamente l'ambiente della crescita degli altri. Quindi c'è un ambiente nel quale qualcuno cresce? No, tutti crescono e tutti sono l'ambiente di qualcun altro. Come in una famiglia, no? Torniamo alla teologia spicciola, alla filosofia spicciola. In una famiglia io sono un essere in crescita che sta facendo il suo cammino, ma sono anche l'ambiente della crescita degli altri, e gli altri sono l'ambiente della mia crescita, nel bene e nel male. Perché certe volte le famiglie... No? Ma questa è l'età in cui l'epoca in cui le famiglie devono essere pesanti per stimolarci molto. Spesso dico nei miei corsi, ma voi i vostri familiari, quelli che avete intorno, tranne qualcuno, l'avreste scelti per amici? Non voglio sapere risposte. Ma allora perché ce l'hanno dati? Perché noi dobbiamo interagire anche con, no, con delle cose più stimolanti, che se no noi non avremmo scelto. Non la devo dire queste cose? Non la devo dire? No, vabbè. È così? Ma è così in quest'epoca più che in epoca precedente. Allora, proprio perché abbiamo bisogno di più stimoli. Allora, quindi immaginate, stasera ho deciso di non proiettare nulla, perché già te proietto qualcosa,
Poi ho detto, ma che proietto degli angeli, i quadri. No? Quindi cerchiamo di immaginarle stasera. Io vi descriverò le cose principali una per una. Quindi diciamo che si è... Come fa la coscienza universale a creare differenti stati di coscienza? No? Come fa? Anticipa le esperienze di qualcuno e ritarda quelle di qualcun altro. Dico sempre nei miei corsi, la media delle persone che stanno qui ha fatto 24-25 vite, San Francesco ne ha fatte 33 e Don Rina 20. E questa è la differenza. Visto che le esperienze si trasformano in facoltà. Quindi siamo tutti in cammino, siamo tutti uguali, in tempi diversi. E certo, anche perché la coscienza universale, perché diciamo, no, un pezzo della parte di me lo faccio bello o buono, un altro pezzo lo butto in discarica. Non è possibile queste cose. Non è possibile l'inferno. È possibile che qualcuno svolga un ruolo di freno e qualcuno un ruolo di guida, ma questo si fa semplicemente accelerando, no? Allora i serafini e i cherubini che stanno in cima, poi vedremo chi sono, e hanno fatto un percorso più accelerato degli altri. Dove siamo noi? Più o meno a metà. Che non è male, ma tanto è uguale. Che significa semplicemente che quando noi eravamo nella fase minerale, no? Noi abbiamo fatto la fase minerale, quella, abbiamo fatto tutte le fasi, un po' più accorciate, ma nemmeno accorciate, fatte più intensamente, e invece sono dei minerali più tranquilli che se le fanno più lentamente, ma non succede nulla, insomma. Questo vale per la parte animale, per la parte vegetale, abbiamo fatto tutte queste fasi. No? Quindi, una volta che si è creato tutto questo schema, e tutto questo schema presuppone che anche questa coscienza universale non solo ha creato esseri fatti con pezzi di sé che sono in vari gradi di crescita, ma l'ha creato in maniera talmente perfetta che tutto il sistema è funzionale alla crescita di ognuno di questi esseri. Tutto il sistema. Noi non potremmo fare meno dei serafini e dei cherubini, che sono i più elevati, ma nemmeno dei sassi. Nessun singolo essere può fare a meno di questa cosa. La materia, se non ci fossero i serafini e i cherubini e i troni e le potestà, le dominazioni, eccetera, non ci sarebbe. Quindi il sasso non ci sarebbe. I nostri corpi non ci sarebbero. Cioè, ognuno è il frutto di tutti gli altri. Questo è il modello della società umana del futuro. È chiaro che è così. La società umana funzionerà solamente quando tutti saranno a disposizione di tutti. È perché ci ostiniamo a non farlo che succede quello che succede. Ma questo fa parte dell'esperienza che dobbiamo fare per arrivare a farlo. E allora, veniamo a quest'epoca. Noi abbiamo passato tante fasi. Siamo stati una sensazione di calore nello spazio, siamo stati minerale, pianta, in vari modi, non come le piante che vediamo adesso, animali di vari tipi, e poi esseri umani. Che cos'ha l'essere umano come compito? L'essere umano come compito ha quello di portare nel cosmo una dimensione nuova che non è così forte. Cioè la dimensione dell'amore è fortissima da parte della coscienza universale, no? Grande dono a tutti quanti di diventare dei, è un grande sistema che realizza questa cosa qui. Però questo viene dalla coscienza universale.
cioè continua a venire come una pioggia, no? Sugli esseri. Il compito di questa razza umana, difficile, laborioso, che richiede dolore per una certa fase, è quello di diventare la prima razza del cosmo che comincia a emettere amore di suo. In questo parlava Steiner molto bene, concetto molto difficile, e quindi questi uomini vengono chiamati, così come altri spiriti sono stati chiamati spiriti della saggezza, della forma, no, i vari spiriti hanno funzioni diverse, gli spiriti umani hanno la funzione di diventare gli spiriti dell'amore e della libertà. È certo, perché non c'è amore senza libertà. Non puoi amare per forza. No? Se tu emetti un impulso di bene, lo devi fare per tua spinta, non perché ti hanno costretto. In qualche modo, tutti, serafini, cherubini, poi vi leggo tutti, non l'hanno fatto di loro spontanea volontà. Sono stati cresciuti così. Bene, ci hanno fatto il cosmo. Agli esseri umani. E quindi in qualche modo non sono stati liberi. È come se tutto questo fosse avvenuto di necessità. Si fa, no? Gli antichi dicevano di necessità, no? Si crea un sistema e questo sistema funziona. Ma cominciamo ad avere degli esseri che il sistema lo fanno crescere anche loro, decidendo loro. Pensate che razza di destino incredibile. Ma per ottenere il massimo di libertà, come si fa? La libertà deve essere la libertà di poter scegliere da soli quello che è bene e quello che non lo è. E allora per poter scegliere da soli quello che è bene e quello che non lo è, la via più rapida che è stata trovata è la via del dolore. Del dolore sulla terra, non del dolore in cielo. Quelle poche volte che veniamo sulla terra per crescere, no? La via più rapida è avere problemi. Le vite, ormai lo sappiamo, sono una sequenza di problemi con qualche sosta, con qualche intervallo. Perché? Perché impariamo attraverso i problemi che ci vengono incontro, i problemi che noi ci creiamo, se abbiamo fatto bene il bene o no. Se abbiamo amato veramente, amare significa volere il bene di quelli che sono intorno a noi, oppure no. Se non l'abbiamo fatto, immancabilmente avremo un dolore, noi e le persone intorno a noi. Immancabilmente. Funziona così questo sistema, si chiama karma. Si chiama così, è fatto apposta, per produrre il risultato giusto. E quindi com'è fatta questa cascata di esseri? Allora, vediamo un po' che categoria di esseri abbiamo intorno. Noi che siamo un po' al centro di questa storia, noi che siamo un po' accoccolati per diventare gli enfant prodigio del cosmo, per portare libertà e amore, no? Gli ultimi nati, la decima gerarchia angelica, che sta cominciando a crescere adesso come gerarchia angelica. Chi c'è intorno a noi? Allora, la coscienza universale, fatta di tre elementi, riconosciuti da tutte le religioni, anche se interpretati in vario modo, no? L'oceano universale diventa Padre, Figlio, Spirito Santo, ma se li vogliamo chiamare più correttamente diventa pensiero progettuale, impulso amoroso, capacità esecutiva. Quello che serve nella nostra vita a fare qualsiasi cosa. Perché noi siamo fatti di questi tre elementi. La nostra anima è fatta di questi tre elementi. Il pensiero che pensa a come fare una cosa, la spinta a farla, che è o l'egoismo nel caso sbagliato, o l'amore nel caso giusto, ma questa spinta, quest'amore o per noi stessi o per tutti, e poi farlo. Farlo non ce l'hanno mai spiegato nelle chiese. Farlo significa Spirito Santo. Amare significa Gesù, Figlio, e progettare significa Padre. Ma questi sono dentro di noi. A noi è stata negata la divinità in questi anni. Quando voi siete dei, l'ha detto il Cristo, il fondatore di questa religione, per essere chiari. No?
E quindi ci sono intorno a noi miriadi di coscienze e quelle più elevate di noi si distinguono da che cosa? Dal fatto che intorno a noi vediamo cose più elevate di noi. Sistema solare, sembra fare noi? No. È quello stesso che fa l'albero? No, mi sa che è uno che ne sa fare di più di cose. Il mio gatto, com'è che sa esattamente quello che deve fare? All'istinto. E l'istinto è un angelo. Perché l'istinto non è una cosa... Siccome il gatto, il cane, sa sempre la cosa giusta che deve fare, evita il cibo che non va bene, sa sempre, a meno che noi non glielo imponiamo deviamo completamente con le nostre storie, e loro sanno esattamente quello che devono fare, perché l'istinto che hanno dentro è la voce degli dèi. Chi? È la voce dell'angelo guida di quella razza. E vedete che ogni razza ha dei comportamenti diversi? Perché corrispondono a come è fatto il loro angelo. Quindi ogni razza di animali, ogni famiglia di animali ha delle fattezze, dei modi di essere di razza che corrispondono al carattere di quell'essere che li guida. Quindi se noi ci guardiamo intorno e diciamo, ah guarda questo gatto come che belle cose che fa. Certo, le fa perché è ispirato, perché è seguito. Guarda quest'uomo com'è che fa tutti questi errori. Li fa perché non è ispirato. Adesso vedremo perché. Perché noi non abbiamo più l'istinto. Perché la voce degli dèi ci ha abbandonato da migliaia di anni. Perché? Perché crescessimo. Noi, con le nostre forze. Quindi non sappiamo più che il fungo è velenoso, l'animale lo sa perché glielo dice il Dio. Non si mangia mica la bacca sbagliata, anzi si va a scegliere, se c'è il mal di pancia si va a scegliere quella bacca, se no si sceglie quell'altra, cioè loro sanno esattamente quello che devono fare, noi no, noi lo sappiamo solo con un meccanismo che sbagliando si impara. Oppure, come facevano le medicine tradizionali antiche, gli iniziati chiedevano al cielo, il cielo gli comunicava la Ayurveda, la medicina cinese, eccetera, eccetera, e tutte le medicine antiche erano frutto di channeling, potremmo dire, no? Mica di ricerca scientifica. Poi dopo quegli anni ci hanno aggiunto anche le prove, eccetera, eccetera. Il medico cinese che veniva ammazzato dall'imperatore perché si era sbagliato, alla fine sbagliando si impara anche di più. No? Allora, Dante arriva in paradiso portato dalla coscienza elevata, dalla sua coscienza elevata che lui chiama Beatrice, la sua coscienza elevata, che è femmina, è la parte più alta dell'anima, l'anima cosciente, arriva a guardare questi angeli e vede 9 cori angelici, 9 ordini angelici. Che cosa sono? Sono stati di coscienza crescenti. Adesso in sintesi vi dico come funzionano. Se ne potrebbe parlare per ore. Ma secondo me non ha nemmeno molto senso, ma tanto per dire come funziona. E quindi lui, guardandoli, dice questa frase, così ve la dico, già la cito a memoria male sempre, ma comunque. Allora dice, questi ordini di angeli, di su tutti s'ammirano, cioè tutti guardano da sopra, cioè si ammirano, prendono da Dio. E di giù vincon sì, significa, e da sotto vincono le forze che pesano, tirano, no? Per tirare verso l'alto, e di giù vincono sì che verso Dio, come risultato finale, tutti tirati sono e tutti tirano. Che significa?
che tutti gli esseri, no, prendono le proprie forze dal cielo e tutti hanno il compito di aiutare quelli che sono sotto di loro, tirarli su verso il cielo, verso la frequenza, verso lo stato di coscienza divino. E ognuno ha questo compito, e ognuno si realizza nel fare questa cosa, si realizza nel fare queste due cose, nel tirarsi su e nel tirare su chi sta sotto. Quindi non c'è un solo essere del cosmo che non è così, mica solo le nuove gerarchie angeliche, anche noi. Queste nuove gerarchie angeliche poi tirano su gli animali, le piante, i sassi, le materie subnucleari, tutto quello che vi pare, le materie di altre dimensioni, tutto sta facendo così. Noi abbiamo cominciato a fare così da poche decine di anni. Quindi il risveglio della decima gerarchia angelica è cominciato da non più di 40-50 anni. Perché? È solo da 40-50 anni che numeri ampi di esseri umani cominciano a voler aiutare un animale, una pianta, ma perfino l'ambiente minerale, per la sua dignità e non per usarlo. Curarsi di un albero, di un animale, per lui, non per noi. Mentre fino a 50 anni fa la cosa più comune era pesce, buono se si mangia, cattivo se non si mangia. Albero, buono se serve a fare questo, questo e quest'altro, il tetto, la casa, il mobile, eccetera, eccetera, altrimenti chi se ne importa? Tant'è vero che il 70% dell'umanità, che ancora la pensa così, come prima, sta ampiamente distruggendo il pianeta. E il mondo spirituale vuole che si arrivi a questo punto, e questo deve creare un tale dolore che anche quel 70% comincia a svegliarsi. Ma intanto quel dolore fa in modo che il 30% che si sta già svegliando si svegli ogni giorno di più rispetto al disastro che viene creato. No? E si mette a raccogliere la plastica, fa questo e fa quest'altro, e lo sporca, e fa tutto quello che è possibile, che se già tutto il mondo fosse come il 30% che si sta risvegliando, già sarebbe un altro mondo. Sta già funzionando. Questo 30% sta cominciando a dire: stiamo diventando angeli della decima gerarchia, perché cominciamo ad occuparci disinteressatamente di quelli che vengono da sotto. Ma disinteressatamente non è nemmeno così, perché disinteressatamente, ma anche interessatamente, perché noi poi viviamo in quell'ambiente, no? E questo è il concetto che ho detto prima. L'ambiente cosmico è l'ambiente in cui tutti vivono, tutti quanti lavorano per uno e uno lavora per tutti gli altri. Quindi non è che noi possiamo buttare una buccia di banana e che se ne importa, ma magari buttarsi una buccia di banana, un pezzo di amianto, va, no? E chi se ne importa? Quello mi ritorna addosso, quello entra nel DNA dei miei figli, quello... Quando capiremo questa cosa? Il 30% dell'umanità, un po' alla volta, sta cominciando a capire questa cosa. Purtroppo gli effetti ancora non si vedono in maniera pesante, perché esistono le democrazie, e quindi la democrazia ultimamente, lo dico sempre, è un disvalore, non è un valore. Perché se il 70% vota e impone le peggiori cose, agli altri non è più un valore. Se il 70% è uno stato di coscienza più basso, la cosa principale da fare è aiutarlo ad acquistare un costato di coscienza più alto, ma quanto dolore servirà? Noi com'è che facciamo parte del 30% che si sta svegliando? È perché abbiamo sofferto in queste vite precedenti, perché non ci piace quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo visto e quello che fanno gli altri, questo. Allora, 9 cori vedete, li descrive nello stesso modo sommariamente in cui ve li descrivo io, ma così li descriveva Dionigi l'Areopagita, il primo che per conto di Paolo passa per Atene e dà l'incarico a questo Dionigi, raccontandogli quello che lui ha visto durante le sue visioni dall'altra parte, gli dà l'incarico di studiarlo e di metterlo per iscritto. Quindi sono le visioni di Paolo dall'altra parte,
Ma erano le stesse cose che conoscevano gli antichi egizi, la scienza sacra assiro-babilonese, quella persiana, no? Tutti avevano gli angeli. Tutte le religioni avevano gli angeli, si rendevano conto delle coscienze superiori. E quindi gli iniziati sapevano le stesse cose, sapevano che c'erano questi grandi 9 livelli sotto la coscienza universale, sotto la triade, e questi livelli erano fatti di 3 gruppi. Primo gruppo, ve lo leggo in maniera molto sintetica. Allora, il progetto viene fatto dalla triade, no? Dalla coscienza universale, che si deve fare in tre per avviare una dinamica, no? La coscienza angelica più alta, che sono i serafini, sono in grado di interpretare correttamente il progetto, di accoglierlo, per poi di accoglierlo, accoglierlo per amore, sono già degli esseri pieni di amore divino, e passare questo progetto ai cherubini, rossi, pieni di ali, vengono dipinti dagli antichi, no? Certo non erano così, ma perché li fanno così pieni di ali, no? Perché sono degli esseri che sono capaci di trasformare il progetto, preso come grande impulso d'amore dai serafini, in un progetto che sia armonioso per tutti, cioè quelli che assicurano questo progetto venga curato in modo che tutti quelli che ne fanno parte siano parte del progetto, l'ambiente di crescita degli altri e essere in crescita contemporaneamente. Questa grande armonia, se noi siamo l'armonia del cosmo, è frutto dei cherubini, dei rossi cherubini. E naturalmente, essendo così elevati, fanno in modo che poi tutto quello che fanno le gerarchie sotto, i serafini fanno in modo che sia fatto per amore, e i cherubini che sia sempre armonioso. Quindi anche quello che facciamo noi nella nostra vita, anche una disarmonia della nostra vita, anche un atto negativo, anche uccidere qualcuno, fare del male a qualcuno, loro fanno in modo che diventi armonia. Cioè io lo faccio, il cielo ha consentito che io lo faccia, perché questo produrrà comunque crescita in qualcuno e un giorno anche dentro di me. Nulla sfugge all'armonia. Noi abbiamo la capacità di disarmonizzare con i nostri atti, questa è la libertà, questo è il libero arbitrio, la libertà di sbagliare, ma il cielo, i cherubini, fanno in modo che questo comunque diventi utile. E poi per eseguire questo grande progetto servono materie, forze operative, serve, no? Serve mettere in moto strumenti, serve creare dimensioni, mondi. Chi mette a disposizione la materia per fare queste cose? Le varie materie delle varie dimensioni. E questi si chiamano i troni, che elaborano praticamente una sorta di corpo loro che diventa la materia del mondo. È quello che gli antichi chiamavano il grande sacrificio dei troni, di queste essenze angeliche, che mettono a disposizione se stesse, perché diventi piante, alberi, minerali, dimensioni di tutti i tipi, no? E questi sono i grandi cori, amore, armonia, operatività. Questo è il primo coro fatto di 3 gerarchie angeliche. E poi c'è il secondo coro. Secondo coro, visto che ha avuto a disposizione l'elemento dell'armonia, il progetto, e poi le materie per fare l'armonia, si mette a creare le cose. Noi ci abbiamo sempre detto che Dio crea le cose, che è Dio? Dio c'ha 3.000 esseri, no? 3.000 miliardi di esseri, no? 3.000, no? Il secondo coro crea le cose. Chi l'ha creato un albero? Uno del secondo coro. Chi ha creato il mio corpo, le mie ossa?
uno del secondo corpo. Chi ha creato la terra, uno del secondo corpo. E chi sono questi? Si chiamano dominazioni, quelli che sanno creare in pratica con la saggezza ingegneri. Ingegneri amorosi, l'armonia. Ma tanto l'armonia e le cose gli mettono da sopra, no? Quindi loro, spiriti della saggezza, fanno i progetti operativi. E poi ci sono le virtù, o dynamis, come le chiamavano i greci, quindi ci sono le dominazioni, prima, poi le virtù che mettono in moto l'elemento creativo, creano la dinamica. E poi ci sono, quindi le forze dinamiche, e poi c'è la terza gerarchia di questo secondo coro che si chiama potestà. Questo è il linguaggio antico, eh? Io lo c'è a San Tommaso, tutti quanti. Dante. Potestà significa quelli che fanno la cosa. Quindi quelli che materialmente si mettono lì, cioè adesso sta albero come facciamo? Così, 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 mettiamo insieme le materie che ci hanno dato, l'armonia che ci hanno dato, l'amore che ci hanno dato e facciamo questa cosa. Ma questi fanno anche altro. Sono anche gli spiriti degli animali e delle piante, appartengono al secondo coro. E sapete come sono le piante? Le piante vanno verso il cielo, verso il padre, verso il sole è il padre, è lo spirito, logos, formatore del sistema solare. Quello che poi diventa Cristo e si incarna. No? Quindi le piante vanno su, ma vanno anche giù. Cioè le radici che vanno sotto. È come se avessero questa dinamica così. Ma che cosa vanno a cercare sotto, a parte l'acqua? Perché si spingono in giù? Perché gli spiriti guida del secondo coro, che sono gli spiriti guida dei vari gruppi di piante, stanno al centro della terra. Quindi hanno questa dimensione spirituale di sotto e di sopra, e quindi al centro della terra spingono forze vitali verso sopra e mandano le piante verso il cielo. Io vi sto dando un quadro molto sintetico, ma tanto per capire di che cosa stiamo parlando. E poi il terzo coro, che è fatto da Arché, si chiamano così, arcangeli e angeli. Di che cosa si occupano questi tre? Di noi. Di noi, anche degli animali, anche delle piante, eccetera, eccetera. Si occupano degli esseri elementari, di cui parleremo, ma di chi si occupano soprattutto? Di noi. Di noi chi? Della nostra anima. Del corpo si occupano esseri superiori. Che la materia è cosa difficile, servono coscienze molto elevate per occuparsi della materia dal punto di vista divino. Questi tre si occupano di noi, e quindi gli archè sono gli spiriti del tempo. Ogni tempo, ogni periodo storico ha una guida particolare. In questo momento la guida dell'umanità si chiama Michael, è lo spirito del tempo. Gli spiriti del tempo hanno una guida di circa 350 anni. E poi ne arriva un altro, ogni spirito ha, ha un carattere, proprio dei talenti e delle caratteristiche diverse. Dalla fine del 1879 circa è cominciato il periodo ultimo di Michele, che dura 250 anni, vi rifate i conti. Ed è un periodo molto importante, quando è il periodo di guidato da Michael, chi come Dio significa, chi vuole spingerci a diventare come Dio significa. Michael è il tutore, a parte il periodo in particolare, è quell'essenza divina
quella coscienza elevata che ha l'incarico di far crescere la coscienza umana, sempre, è il suo compito. Mentre altri hanno incarichi, per esempio Gibril o Gabriele ha il compito di formare il corpo umano, di forgiare le forze inconsce in fondo, e non gli piace molto forgiare la coscienza. Non gli piace. Per cui lui fa un'altra cosa, lui si concentra su quello, è lo spirito della notte, lo spirito dell'inverno. E quindi una religione un po' particolare, che non punta sulla crescita della coscienza umana, che si chiama Islam, è stata data veramente da un angelo, è stata data da Gibril a un momento. Ma come vedete questa religione si occupa di creature che non si sentono figli di Dio, che non pensano di essere creatori in crescita, e li tiene così. Questo è il modo di... Io vi dico questa cosa per spiegarvi come sono diverse anche le psicologie di questi esseri. E quindi ogni volta che bisogna dare una spinta alla razza umana, alla sua consapevolezza, era il periodo di Michele. E quindi un grande periodo è stato quando si presentava come Thoth e ha insegnato la scienza sacra agli egiziani. Tutta la scienza sacra, le piramidi, le cose, i geroglifici, la medicina egiziana, derivava tutto da questo spirito che praticamente gli faceva channeling. E si chiamava Thoth allora. Per i greci poi c'è un altro periodo importante, è quando spunta successivamente, passati un po' di secoli, quando spunta la filosofia, la storia, la matematica, perché a un certo punto i greci cominciano a scrivere. Non è che non esisteva la scienza sacra prima, non veniva scritta. Stava dentro, adesso gli dei si sono un po' allontanati, bisogna scrivere, bisogna fare cose che diventino umane, Platone, Aristotele, la filosofia, eccetera, eccetera, e chi è che fa questo? Sempre Michele, chiamandosi Hermes. E la stessa cosa fa questo spirito, chiamandosi Indra in India, nelle varie civiltà, chiamandoci Quetzalcoatl, qualcosa del genere, in Centro America, e in tutti i contesti fa la stessa cosa, dà una spinta alla crescita umana. Adesso serviva questa spinta, e questa spinta sta avendo un risultato meraviglioso, nel senso che si è svegliato un sacco di gente, no? È arrivato, dopo un po' ha fatto arrivare sulla terra tutta una serie di maestri: Steiner, Dyunov, Aurobindo, Ivanov, no? La teosofia, l'antroposofia, tutto quello che si sviluppa, questo è il suo primo impulso. Passati questi come sono una specie di semi, no? Le forze del male si scatenano con la prima e la seconda guerra mondiale, Hitler, eccetera, eccetera, questo ci fa ancora più dolore, ci dà ancora più voglia di crescere, i semi sono stati piantati, negli anni 60 comincia la crescita della coscienza. Cominciano a svegliarsi tante persone. Si svegliano, la prima cosa che gli viene in mente, mettete dei fiori nei vostri cannoni. Dopo 2 minuti prendono i fiori e li ficcano in bocca sotto forma di canne per cercare di bloccarli. E così è andata. No? Questa è la lotta tra bene e male. No? Ma non importa, questo è stato un primo impulso, guardate quell'impulso che poi diventa il 68, che poi diventano altre cose, come ha rotto tutti gli schemi, e gli schemi andavano rotti. Hanno rotto tutti gli schemi. No? Senza quel periodo noi saremmo qui ancora ingessati da qualche parte a frequentare qualche parrocchia o qualche scuola di partito, chissà che cosa, insomma, no? E invece tutti siamo liberi di entrare, uscire, se una cosa non ci piace non la facciamo più. Ma chi se ne importa? È stato rotto tutto. Bene. Perché se non rompi tutto non si può ricostruire bene. No? E quindi Michele sta guidando questa storia. Michele era quello che insegnava agli esseri umani, soprattutto nel Medioevo e nel Rinascimento, a tenere a bada il male. No? Lo teneva sotto. E cosa teneva sotto i piedi?
Il male vero era il nostro lato oscuro, che è un essere spirituale che è dentro di noi, lo teneva sotto i piedi, no? E insegnava agli esseri umani come tenerlo sotto i piedi. E quindi purificati, privati di questo, mettiti il cilicio, oppure quello che impara questo, prega, fai un sacco di cose, perché l'essere umano era pieno di impulsi fortissimi, 20-30 volte più forti di quello che abbiamo noi, l'impulso sessuale e altri impulsi, molto più forti di adesso. E quindi ne era ballo questi impulsi, era. E qui tutte pratiche per fare questo, eremitaggi, pellegrinaggi, che vi posso dire? Preghiere intense. Ma questo al massimo serviva a tenere la bada. Nell'età del risveglio non è più così. Nell'età del risveglio la coscienza sta diventando talmente forte che può trasformare il lato oscuro. E quindi l'immagine di Michele adesso sarebbe non più che schiaccia il drago, ma che lo abbraccia e lo trasforma. Questa sarebbe l'immagine attuale di Michele, attuale del futuro. Per fare questo, questo essere che comunicava, comunicava ai filosofi, comunicava ai sacerdoti, no? Nelle cose precedenti, nella nostra epoca decide di stare zitto. Quindi il cielo, la cui strategia, la cui tattica in quest'epoca è guidata da lui, verso gli uomini, ha detto zitti tutti, perché sennò la loro voce non esce fuori, se stiamo sempre a parlare noi. Cioè, ma sbaglieranno, e sbaglino! Sbaglino, ormai sono a un punto che se sbagliano se ne accorgono subito, qualche secolo fa no, qualche millennio fa no, adesso se ne accorgono subito, diventa subito esperienza, sono più coscienti di prima, quindi zitti tutti. Dice, ma quello fa il medium, sì, lasciamolo parlare con gli esseri strani, con quelli di sotto invece che con quelli di sopra, così si accorgerà che non funziona. Ma quello facciamolo parlare con gli esseri luciferici o satanici, così si accorgerà che non funziona. Noi non parliamo più, noi parliamo solo facilitando attraverso il flusso degli eventi, mandando ispirazioni, mandando altre cose, noi parliamo solamente attraverso la sua anima, in maniera talmente sottile che lui dirà che bella idea amorosa che ho avuto oggi, e penserà che l'ha avuta lui, anche se gliel'abbiamo mandata noi, ma in modo sottile, perché la faccia sua. Perché diventi suo, diventi una sua scelta, perché diventi un essere dell'amore per libera scelta. Questo è l'impulso di Michele in questo momento. Poi chiamiamolo Michele, chiamiamolo come ci pare. È l'impulso del mondo spirituale in questo momento. È l'angelo più saccheggiato della storia. Cioè tutti Michele, quanto mi sta simpatico Michele, e lo 'ndranghetista, io dico sempre, quando si incontrano, la polizia prende, va in un covo di 'ndrangheta, li arresta, gli acquisisce, gli tira fuori il portafoglio, nel portafoglio dello 'ndranghetista c'è un santino di Michele, e anche il poliziotto nel suo portafoglio c'è un santino di Michele, perché è protettore della polizia e anche della 'ndrangheta, cioè è proprio tirato da tutte le parti. Una cosa strana è che nessuno sa poi sto Michele che fa. Io oggi ve l'ho detto un po' quello che fa. Ma tutti quelli, no? Ci sono dei culti micheliani, dei gruppi micheliani, ma mica sanno chi è sto Michele che fa. E soprattutto che vorrebbe un po' più di silenzio sulla figura di Michele, perché sta facendo un'altra cosa. Non vuole deificazioni o santificazioni. Praticamente dice, datevi da fare, amate. Sentite dal cielo quello che arriva, di questo parleremo. Quindi abbiamo visto più o meno come sono i cori angelici, la complicazione da qualche migliaio di anni, da qualche decina di migliaia di anni, è che tanto per complicare un po' la cosa e per fare in modo di avere a disposizione anche molti ostacoli che ci avrebbero dato dolore, che avrebbero amplificato il nostro egoismo, a un pochino di angeli è stato detto, senti, mi fai il favore, ti metti a fare il male?
E quindi proprio da ognuno di questi codici si è distaccato qualcuno e ha cominciato a fare ai vari livelli il male. I famosi angeli caduti. Ma caduti perché l'hanno buttati loro, dice buttati perché gli serve qualcuno che fa sta cosa, qualcuno la deve fare sta cosa, perché questa cosa serve. Il male serve a produrre il dolore. Cioè, che cos'è il male in fondo? Il male è semplicemente un'amplificazione del nostro egoismo, delle nostre azioni egoistiche che vengono amplificate da questi esseri del male perché diventino un dolore più forte e da sentire in maniera più forte. Le forze oscure del mondo, facciamo un esempio, la finanza comanda il mondo, i poteri oscuri, eccetera, eccetera. Ecco, tu che compri al supermercato? Quando vieni in banca che compri? Chi è che alimenta queste forze? Loro non fanno altro che dimostrare quanto siamo poco coscienti noi. Amplificano e organizzano i nostri egoismi e le nostre mancanze di coscienza. A questo servono. E qui c'è una legge molto importante. Siccome questi esseri poi sono esseri delle più alte gerarchie, esseri delle gerarchie intermedie, esseri che si infilano dentro di noi e che sono presenti dentro di noi, esseri che sono in natura, essere elementari del male oltre ad essere elementari del bene, larve di tutti i tipi. Io vorrei far vedere tutto quello che c'è qua dentro, non ve lo faccio vedere, tanto non posso farlo vedere qui, non è che è pronti adesso. Quanti angeli ci stanno qua dentro? Io mi sono fermato a Michele come spirito del tempo, no? Una volta era arcangelo, ora l'hanno promosso, io non so, no? Spirito di questo tempo. Poi ci sono anche gli arcangeli. Che cosa fanno? Gli arcangeli sono angeli di insiemi, no? Una famiglia, un gruppo, due partner, cioè due esseri, tre esseri, 10 esseri, 1 milione di esseri, una nazione intera, tutti gli insiemi hanno un arcangelo. Che cura che cosa? La crescita di quell'insieme, quindi i rapporti tra gli esseri di quell'insieme. Poi ci sono gli angeli, ultimi, quelli con solamente due ali bianche, quello c'hanno, per dire che, e di questi ci occuperemo per ultimi stasera, quelli che si occupano della nostra crescita singola. Ognuno di noi ha un angelo dal principio della sua evoluzione fino alla fine. Fino a quando? Fino a che non diventiamo esattamente come lui. Sempre lo stesso. Talmente sempre lo stesso che noi lo diamo talmente per scontato che non ci accorgiamo che c'è. La sua presenza è talmente costante, è talmente forte dentro di noi che... Sai che in primavera mando qui mio figlio, che è specialista dei rapporti con l'angelo, Giorgio, a fare un corso di colloquio con l'angelo, per rendersi conto che c'è, come c'è, che fa, che dice, lo sento, dov'è, qui, lì, dentro, sotto, faremo qualcosa del genere. Ci vuole un po' di tempo per farlo, ma lo faremo. Quindi parleremo a parte di questo lavoro dell'angelo che è importante, anzi la cosa più importante per noi. Ma nel complesso di tutta questa cosa qui, quindi c'è un angelo del bene vicino a noi, ma come diceva Paperino, c'è l'angioletto e il diavoletto, noi abbiamo sempre anche un essere che ci tira giù, oltre a uno che ci tira su. Tutte e due indispensabili. Perché noi siamo una calamita. Quello che vi dico adesso è molto importante, è una cosa importantissima. Noi siamo degli esseri calamita, cioè il nostro stato morale attira esseri di quella frequenza che noi abbiamo in un certo momento. Se ho una frequenza di egoismo, di cattiveria, di invidia, eccetera, eccetera, esseri spirituali con quella frequenza mi si appiccicano letteralmente addosso. Li attiro io,
se sono amoroso, se faccio il bene, se ho pensieri elevati, esseri di quella frequenza elevata mi vengono addosso, mi entrano dentro, mi parlano, mi ispirano, mi danno intuizioni. Questo è molto importante, perché di questo non parla mai nessuno. A che serve questo meccanismo? È un meccanismo ad amplificazione. Cioè, se io mi muovo anche poco nella direzione giusta, arriva qualcuno ad amplificarmi, mi fa sentire bene, mi fa venire più intuizioni e mi aiuta in quella direzione. Mi aiuta verso l'alto, diremmo, e mi dà più gioia. Se faccio una cosa giusta e sento una gioia particolare. E quella, se è una gioia che io non sentivo prima, quella me la sta dando quell'essere. Se io faccio una cosa sbagliata, arriva un essere di quella frequenza e me la farà fare sempre più sbagliata, me la farà sentire sempre di più, fino a che io in quella direzione che ho preso andrò talmente male che dirò: ma che è questa direzione che ho preso? Questo è lo scopo. Quindi noi siamo in mezzo a un meccanismo di amplificazione. Questo è molto importante, perché tutti pensiamo: ma sì, faccio questa cosa, che se ne importa? No, quella cosa non solo diventa parte di me, perché tutto quello che faccio diventa parte di me, ma arriva anche qualcuno ad amplificare. E non me ne libero più. Più la faccio, più non me ne libero. Vedete l'effetto di tanti che consideriamo vizi, no? Lo fai e poi non te liberi più. Se vedeste nel caso della ludopatia o di tutti gli altri vizi, delle droghe, dell'alcol, che razza di esseri ci vengono addosso. Nel mio corso sulla salute ho cominciato a far vedere, nei vari problemi che noi ci creiamo, che poi diventano anche malattie, che razza di esseri abbiamo addosso. Ogni malattia fisica, ogni disagio psichico è sempre frutto di una nostra mancanza d'amore nel passato. E come fa a diventare più forte? Come fa a mostrarsi? Anzi, in ogni processo di malattia, questo elemento, io continuo a fare la cosa, continuo a essere intollerante, no? Nel mio cuore, nel mio chakra del cuore, nel mio chakra della gola, questa intolleranza genera la chiusura di un petalo, così si dice. Pensate che Salvini che favore sta facendo a tutti quanti. La chiusura di un petalo, io mi diverto pure, mi piace questa cosa, perché arrivano esseri che me la accentuano. Dopo un po', se io non sistemo questa cosa, si deve manifestare nel corpo. Arriva un essere, si attacca al mio petalo e poi viene sparato nel mio corpo eterico, fino a che non va a produrre ben determinate malattie. In questo approccio alla salute che stiamo cominciando ad avere adesso, ogni malattia ha un'origine psichica ben precisa. Perché? Perché vuole dimostrarti che tu stai facendo un errore ben preciso nel tuo processo di crescita. E naturalmente, quando cominciamo a capire che le cose stanno così, ogni malattia può essere ovviamente guarita, o quantomeno avviata da un processo di guarigione, togliendogli l'elemento di base. Se io ho una malattia, che faccio un esempio così, quello che ho fatto adesso, che deriva dalla mia intolleranza, è chiaro che se lavoro sulla tolleranza e sulla compassione, toglierò la base di quella malattia. Dovrò ancora curare il corpo perché si è ammalato, eccetera, eccetera, ma gli toglierò l'origine. E questo è un meccanismo di amplificazione. Io non faccio questa cosa, arrivano degli esseri che arrivano fino a portarmela nel corpo fisico. Tanta gente viene da me e dice: sto male, sono depresso, qui. Io do un'occhiata e vedo quello che c'è addosso. E il problema è che hai combinato, cioè quello sarebbe. Non glielo dico sempre così, ma quello sarebbe. Che cosa non è andato? Ma che cosa non è andato? Non è una disgrazia, è il normale processo di crescita. È quel processo attraverso il quale noi, se non sbagliamo, non cresciamo. Ma io in gioventù ho fatto questo, i miei figli ho fatto così, ho fatto sensi di colpa. Ma quali sensi di colpa se io non sapevo quello che facevo? Come ha detto Cristo in croce, no? Perdonali perché non sanno quello che fanno. Ma adesso lo sai? Adesso lo sai. Lo faresti? No, vuol dire che sei cresciuto. Proprio attraverso quell'errore. E questi amplificatori vengono a dimostrare, a farci soffrire ancora di più, perché noi alla fine capiamo. Quindi dipende tutto da noi,
Di che amplificatori vogliamo arricchire il nostro albero di Natale? Quali decorazioni ogni giorno vogliamo mettere addosso a noi? E noi ogni giorno ce ne mettiamo di tutti i tipi. Siamo attraversati da un sacco di esseri che entrano dentro la nostra aura. Positivi e negativi, forme e pensieri. Sono altri esseri che si appiccicano in queste zone. Un certo trauma non risolto diventa un essere che arriva per farmelo pesare ancora di più. Non ho risolto una certa cosa, mi è rimasta sullo stomaco, diremo, in effetti c'è una forma pensiero che sta qui e quella rimane lì, qualsiasi cosa, anche se mi sono dimenticato quella cosa, arriva qualche cosa di simile e un eco di quella sofferenza sta ancora lì per dimostrarmi che io devo fare qualcosa. Quindi tutto questo meccanismo da una parte ci spinge, da una parte ci ostacola, ma tutto è in quell'armonia dei cherubini che vogliono che tutto si risolva comunque in un fatto positivo. Bene e male non sono la stessa cosa. Il bene è la strategia del cosmo, il male è una tattica momentanea per ottenere il bene. Non c'è il bianco e il nero pari, non esiste. No? Se dico quello che dico adesso, cioè il mare l'ha creato Dio, no? Qualche secolo fa mi avrebbero bruciato in piazza. Dopo Giordano Bruno dice, mettiamo pure questo che c'è sta stupidaggine. No? Ma chi doveva creare, visto che c'è una coscienza universale? L'ha creato perché è indispensabile a farci crescere esseri liberi e amorosi. E quanto prima trasformiamo il nostro egoismo e il male che ci viene incontro in opportunità di fare il bene, perché è sempre così, per questo che ci viene incontro, quanto prima acceleriamo il nostro processo di crescita. Allora, due parole sugli esseri elementari. Ah no, prima io voglio dire un po' di qualcosa di più su questi esseri del male, così li definiamo. Allora, più o meno vi ho detto, per ogni gerarchia angelica, per ogni coro, qualcuno che fa da ostacolo, quindi anche enormi ostacoli. E poi esseri, questi sono esseri spirituali, neri, poi ci sono esseri del mondo dell'anima, astrali, larve di tutti i tipi che ci si appiccicano alla testa, che trovo qui, che trovo lì, larve prodotte dalla magia nera, le vedo quasi tutti i giorni, la gente non sa quanta magia nera c'è in giro, basta fare un piccolo rito contro qualcuno, una bamboletta, una foto, un piccolo rito e quella persona c'ha un sacco di problemi e questo si vede nell'aura delle persone. Io quando vedo qualcuno dice mi succede questo, poi c'è anche questo, poi c'è anche questo, dico andiamo a vedere se t'hanno fatto qualcosa. A Torino ne trovo uno su quattro delle persone che vedo. Tantissimo. Calabria più o meno la stessa percentuale. Ma non è che siamo tanto distanti nella nostra società non così tipica come quelle lì. È molto frequente, perché capita anche per gioco, anche per una stupidaggine, no? E questo si vede chiaramente con un essere che è attaccato alla nostra schiena all'altezza del terzo chakra, del quale noi non ci rendiamo conto, però tutto comincia ad andare male. La salute, gli incontri, no? La pace dell'anima, eccetera. E poi esistono delle forme a livello di vitale, una specie di funghi, di cose che ci si appiccicano al fegato, ai reni, di cose. Noi attiriamo un sacco di roba. Che cos'è che fa in modo che noi attiriamo cose buone o cose negative? Il nostro stato morale. Cioè come siamo noi, quanto siamo amorosi o quanto non lo siamo, quanto siamo egoisti, quanto siamo invidiosi, cattivi, rabbiosi, scostanti, intolleranti. Oppure quando siamo compassionevoli, amorosi, attivi nel fare le cose buone, no? Nel perseguire ideali, scegliamo noi in quale mondo vivere. Scegliamo noi in quale mondo vivere. Quando qualcuno viene a me e dice, sto male, sto in una gabbia, tirati su, tirati un po' su.
Il cielo vuole che ti tiri un po' su moralmente. Fai più azioni d'amore, fai più cose, vedrai che la gabbia si scioglie. Oppure vuoi andare più giù? Sii più egoista. Uscirai da questa gabbia, entrerai in una ancora più con le sbarre ancora più forti di quella lì. Siamo noi che scegliamo in quale mondo vivere. Siamo noi che arrediamo la nostra anima come ci pare, come quando arrediamo le case. Siamo noi che decidiamo se metterci il wifi dentro casa o no. Spegnetelo il wifi dentro casa. Almeno quello dentro casa vostra, almeno quando dormite. Toglietevi il telefonino da lì, sono dei disastri. Accadono nel corpo eterico quella roba. Ce l'hanno messa vicino apposta perché ci diminuiscono le forze eteriche. Usatele il meno possibile. Se volete usarle, potete usare il meno possibile, usarle senza danni, dovete rafforzare lo spirito. Perché lo spirito è il sistema immunitario, la forza interiore, quindi scegliete. Se non rafforzate lo spirito, se non siete più amorosi, se non fate tutto quello che è necessario di bene e usate pure tutti questi strumenti e vi vaccinate, fate questo e fate quest'altro, voi. La nostra cultura va nella direzione di usare sempre più queste cose e questo significa che ci sta obbligando ad accrescere la forza del nostro spirito. Poi fra un po' arriva anche, come si chiama, questo 5G, un disastro. Sono stato in una via di Torino nel quale l'avevo messo. Ma ce lo faranno, così come ci stanno vaccinando tutti, i nostri figli, eccetera. L'unica risposta che so già, diceva Steiner, è rafforzo il mio spirito. Anzi, lo stanno facendo apposta. Allora, un breve cenno. Allora, quindi, elementi positivi, elementi negativi, noi che fungiamo come antenna ricevente, no? Con questo meccanismo di amplificazione di come siamo noi, così noi vediamo meglio come siamo, se stiamo su o se stiamo giù, lo vediamo meglio, in questo ci aiuta il cielo, no? Vediamolo anche a livello generale, guerre, terrorismo, finanza scatenata, no? Devastatori dell'ambiente, della salute in giro, eccetera, eccetera, perché? Perché questo corrisponde a quello che l'umanità è come livello morale. Quindi la risposta qual è? Aumentiamo il livello di crescita, facciamolo orizzontalmente, diffondiamo la coscienza il più possibile, è solo quello che creerà un disastro minore fino a ridurlo totalmente. Non ci sono i cattivi indipendenti da noi. I cattivi sono dipendenti da noi, nel senso che quello che facciamo noi attira i cattivi giusti, attirati dal male che produciamo noi. Questo è il meccanismo, funziona così. Poi, esseri del mondo angelico della terza gerarchia, no? Quindi angeli, arcangeli, in genere esseri della dimensione dell'angelo, lo stesso del nostro angelo custode, guidano gli spiriti elementari della natura, gruppi di spiriti elementari, spiriti elementari di un bosco. E cosa sono questi spiriti elementari? La vita è in una dimensione che si chiama eterica, che non è la dimensione dell'anima, è la dimensione astrale, no? Quindi le piante, il mondo delle piante, sono invasi dalla vita. Non sono come dei minerali nei quali metti la vita e escono le piante, non c'è l'anima ancora. Oh? Allora, questo mondo della vita è fatto di un'essenza che si chiama etere. E l'etere è composto di quattro eteri. Per ognuno dei quattro eteri c'è un gruppo di spiriti elementari. Gli eteri, le forze vitali sono l'etere della vita, o prana. E quelli che nelle piante si occupano di fare da levatrici della vita, quindi lavorano con questo elemento, si chiamano nelle tradizioni gnomi, e lavorano nella terra. C'è l'etere chimico,
so che la definizione è un po' così, significa tutte quelle leggi che combinano insieme gli elementi, le tavole chimiche, la distanza tra un atomo e l'elettrone, cioè tutto quello che tiene insieme le cose, è questo delle chimiche invisibili che la scienza non conosce, ma senza il quale non si terrebbe insieme manco un atomo, no? E chi si occupa di questa cosa delle piante sono quelle che si chiamano le ondine, perché loro si occupano, hanno i corpi di acqua, di vapore, si occupano di fare tutti i legami e tutte le connessioni chimiche che servono per creare, per portare delle piante tutto quello che serve di elementi nel modo giusto, e loro nel fare questo manovrano l'etere chimico attraverso l'acqua e si chiamano ondine. E poi ci sono degli esseri che prendono la luce del sole e la tessono insieme all'acqua fornita dalle ondine, e questi esseri si chiamano silfi, che fanno i fiori e fanno le forme verdi. L'acqua è azzurra, il sole è giallo e le piante sono verdi, per il lavoro di questi due. Quando le silfi lavorano troppo, come stanno facendo adesso, e le ondine si ritirano, come diventano le foglie? Gialle, e poi muoiono. Ma perché le silfidi stanno lavorando? Stanno intessendo, hanno intessuto durante l'estate troppa luce solare. E poi per far venire fuori i frutti ci sono altri esseri che si chiamano salamandre. Quindi l'etere della luce lo usano, e il terzo etere lo usano le silfidi, l'etere del calore lo usano le salamandre, e questo fa in modo che dei fiori escano fuori i frutti che sono pieni di calore, e poi i semi che sono pieni di calore. I semi tornano nella terra e gli gnomi ci mettono la vita e tutto ricomincia. Le ondine tirano su, le silfidi tessono le forme, i fiori, e così via per dei cibi. Noi ce l'abbiamo gli spiriti elementari per i nostri quattro eteri? No. Noi li gestiamo noi, questi quattro eteri, le parti della vita. Quindi se la gestiamo bene con il nostro io, bene, se no va a pallino, ci ammaliamo. Una volta gli esseri elementari si occupavano anche dei nostri eteri, migliaia e migliaia di anni fa. Poi il mondo degli esseri elementari è stato separato dal mondo degli uomini, e questo c'è in tante fiabe, in tante cose. Ma separato al punto che noi non li vediamo più, prima li vedevamo, non siamo più riconoscenti, eccetera, eccetera, no? Una volta ho portato un gruppo di voi qui di Rovigo a sperimentare gli esseri elementari sui collegami. C'era qualcuno di voi, vero? Come si sentono le ondine, come si è, no? Lo si può fare. Ma stasera vi sto dando solamente un quadro molto, molto generale per capire quanti e quali sono gli esseri che stanno intorno. Tutto è un essere. Ma adesso, questi ultimi 10 minuti, vi parlo dell'angelo. Noi percepiamo il mondo spirituale, e il mondo spirituale percepisce noi attraverso il nostro angelo. Guardate, c'è di tutto. È come dire, cosa percepisco io del cielo? Nuvola, passa un raggio come nei quadri, o in queste, un raggio, quel raggio, solo quello l'ha fatto passare l'angelo, per più di quello non ci potevamo permettere. Quindi lui traduce per noi la voce degli dèi, e la nostra voce lui la traduce per gli dèi, perché è quello più vicino a noi. Noi abbiamo un angelo con noi, quindi non esiste un angelo per ogni ora, mezz'ora del giorno, cioè ci sta scritto in libri queste stupidaggini. Noi abbiamo un angelo dall'inizio della nostra evoluzione fino a che non diventiamo come lui. Perché? Perché è il tutor della nostra evoluzione. Gli altri sono figurine, gioco con le figurine. Cioè non esistono queste cose qui. C'è uno intelligentissimo che ha delle caratteristiche ben precise. Conosce le nostre esigenze momento per momento e fa in modo che il flusso degli eventi di ogni giorno sia quello più giusto per noi. Pensate che lavoro. Organizza insieme agli altri, degli altri,
il flusso degli eventi in modo che io incontri proprio quella cosa giusta o quella cosa sbagliata o quello stimolo in quel momento, perché a me serve proprio quello. Sapete che lavoro? Perché lui sa quali sono le mie esigenze da quando ero un animaloide per farmi diventare un angelo. Come lui. C'è uno incapace di mentire, uno che conosce talmente bene la verità che capisce che non c'è nessuna menzogna, che è tutto vero, che non c'è bisogno di uscire dalla verità, perché c'è l'armonia, perché c'è il bene dappertutto. È una non visione di come funzionano le cose che ci fa mentire o non vedere la verità, o non dire la verità. Quindi l'angelo è sempre veritiero, è sempre assolutamente consapevole di se stesso, e come stiamo diventando noi. Come stiamo diventando noi. Domani sera farò questa conferenza sui partner. Sapete qual è il veleno principale di un rapporto di coppia? La menzogna. Più o meno, se non lo dicono, lo sa. Lo sa, perché le vostre aree sono una dentro l'altra. Perché la menzogna funziona comunque come veleno, anche se l'altro non lo sa. Il veleno comunque funziona nel rapporto. E quindi quando sai tutte le cose, quando sai come funzionano, e quando sai che anche il peggiore errore è perdonato in sé perché serve per crescere, che bisogno hai di non usare la verità? Gli angeli ci spingono in quella direzione, loro sono già così, sono stati uomini, come diceva Platone, l'hanno già passata quella parte lì, no? Quindi ci guidano in quella direzione. E cosa fa un angelo per noi? Tantissime cose. Lo incontriamo tutte le notti a metà del sonno, quando siamo fuori dal corpo con la nostra anima e il nostro spirito, e insieme a lui rivediamo ogni notte, ma poi non ce lo ricordiamo svegliandoci, come è andata la giornata precedente, e facciamo progetti per il giorno dopo. Questo naturalmente dipende da qual è il nostro stato morale. Se siamo in stato morale zero, l'angelo manco si fa vedere. Se siamo interessati solo a cose che con lui non c'entrano niente, io salto la notte e vado a fare un'altra cosa. Se andiamo nella direzione un po' giusta, ci incontra, ci dice, vediamo un po' la giornata di oggi, perché non fai così domani? Attraversiamo il fiume del non ricordo svegliandoci, e magari non poi dice, ma sai che faccio stamattina? Siamo sulla frequenza un po' elevata, vogliamo risolvere un problema, vogliamo cercare di fare del bene dove è difficile, a un certo punto, sai che mi è venuto in mente? Quell'intuizione, oppure l'ispirazione che vengono dagli angeli. E sapete chi lavora sempre di più con gli angeli, con il nostro angelo? Sempre di più. Anzi, ogni tanto lui se no ci pensaci tu. Sono i nostri cari, defunti, che sempre di più negli ultimi decenni svolgono una funzione angelica. Perché? Perché ci stiamo preparando a diventare angeli, praticantato, non pagato come tutti i praticantati, pagato e come? Con la gioia di farlo, con la gioia incredibile che si prova di là quando si riesce ad aiutare un proprio caro che si ama, che è rimasto di qua. Di cosa gioisce l'angelo? Quando vede crescere la persona di cui si occupa, che ama infinitamente. E quando facciamo una cosa giusta, sentiamo un sovraccarico, un'amplificazione di gioia che ci viene dentro. È la sua. Ce la comunica. Noi facciamo. Oppure quando guardiamo la natura e facciamo gioia, ringraziamento, chi è che entra dentro di noi a farci volare quella cosa? È lo spirito elementare di quella pianta? È l'arcangelo di quel cielo, di quella valle, che viene a farci provare, a condividere la gioia che prova perché noi abbiamo riconosciuto con gratitudine quello che ha fatto per noi. Quante volte proviamo questi sentimenti? Più gioia di quella che viene da noi. Questo è il mondo spirituale.
E noi ci stiamo sì tutti i giorni a combattere, a ricevere diavoletti uno dopo l'altro, lei vieni qua, aspetta, faccio così, e ci muoviamo in questo fango basso delle sensazioni basse, della materia, dei piccoli egoismi, pieni di esseri fangosi. Su, su, l'azione buona, l'intento buono. Se io muovo un dito nella direzione giusta, dicevano certi cabalisti antichi, ebraici, si muove un dito nella direzione giusta, si muove sempre un angelo. Noi siamo potentissimi, non lo sappiamo. Come facciamo, come pensiamo, come ci muoviamo, attiriamo potenze nere o potenze bianche. E a seconda, che cosa fa l'angelo per noi? A seconda del nostro livello, del livello che noi abbiamo raggiunto di crescita della coscienza, lui dice: vediamo un po' domani che flusso degli avvenimenti gli faccio arrivare, perché sarebbe quello più giusto per com'è lui adesso. E quindi ci fa incontrare una certa persona, ci fa funzionare la macchina o no, ci fa tutto quello che ci serve ad affrontare la giornata in un certo modo. E nulla è casuale di quello che avviene. Apposta noi dovremmo sempre chiederci: ma perché mi sta succedendo questo? Dove mi vuole portare? Perché l'angelo ha consentito a un essere negativo di scatenare i suoi virus e di farmi ammalare? Perché lui non si sporca le mani, ormai lo fa fare agli angeli caduti. No? Gli dà, se serve un po' di male, semaforo verde, ci capita di tutto. Ma appena quel ci capita di tutto comincia a maturare i suoi frutti, semaforo rosso, cioè comanda il nostro angelo su tutte le forze del male del cosmo, decide lui quello che può arrivarci vicino o no, lo decide l'essere che più ci ama. Quindi se ci arriva qualche cosa vuol dire che lui l'ha voluto perché era il nostro bene in qualche modo. Allora io devo capire perché è il mio bene trovarmi in questa situazione. E forse perché non faccio abbastanza il bene, io lo so. In questa situazione che forze buone posso mettere in atto? No? Questo è molto il percorso che facciamo dei talenti nel mio corso, no? Capire nella vita, giorno per giorno, io come posso, in quello che faccio, metterci un elemento superiore. Capirlo e farlo. Non è facile. Ma siamo qui solo per fare questo. Che cosa fa il nostro angelo nel momento della nostra morte? Allora, ci guida tutta la vita, nel momento della morte dice: ah, finalmente torna, così facciamo due chiacchiere in pace. Tutte le notti facciamo due chiacchiere, la mattina si scorda, così invece abbiamo un bel periodo, ci sediamo da una parte e facciamo sta chiacchierata, no? E quindi sta lì pronto. Noi vediamo un'enorme luce morendo, è lui. E poi magari in questa luce si vede anche il Cristo, i cari, ma è lui la grande luce. Questa luce ci investe, ci circonda, questa luce è una coscienza superiore, è la coscienza superiore di chi conosce il nostro passato e il nostro futuro, e quindi dice: vieni a sentire il tuo passato, il tuo futuro, e in base a questo guardiamo insieme com'è stata questa vita. Vediamo quello che hai fatto, quello che non hai fatto. Vediamo quanto hai fatto soffrire, quanto hai fatto gioire, vediamo quello che hai distribuito. Anzi, facciamo una cosa, andiamolo a sentire come l'hanno sentito gli altri, quelli intorno a te. Vediamo un po' come ha sentito tua moglie quando la sera ritornavi ubriaco agli menali. Sentiamo quello che ha sentito lei, lo faccio sentire. Questo fa l'angelo quando siamo di là. Così ci rendiamo conto bene, esattamente, e ci viene poi voglia di tornare a recuperare, a fare di meglio, eccetera, eccetera. Funziona sempre positiva. Non c'è... La visione spirituale a che cosa serve? Serve a capire che è tutto positivo. Tutto quello che ci circonda è positivo. Ogni momento è positivo, bisogna capirne il senso. Siamo sempre nel posto giusto al momento giusto. E noi siamo sempre a lamentarci che siamo nel posto sbagliato al momento sbagliato. No, dobbiamo capire perché è quello il momento giusto. Perché io sto proprio in questa condizione. Per fare che sto in questa condizione?
cosa devo fare io perché mi hanno messo in questa condizione. E in genere è sempre metterci più forze d'amore. Forza d'amore significa più capacità di creare un bene in più che prima non c'era. Così come Dio, chi come Dio, Michele, guardate un po', sempre tutto connesso. E voglio chiudere questa cosa con le ispirazioni che vengono dagli angeli in questo momento per l'umanità, per ognuno, in questa epoca. Da qualche secolo adesso si stanno diventando più forti. Sono tre grandi ispirazioni. E naturalmente a queste tre grandi ispirazioni si connettono tre grandi controispirazioni che noi tutti viviamo. Viviamo sui giornali, dentro di noi, dappertutto. Allora, sono tre grandi criteri che sono stati introdotti nella storia dell'umanità dal mondo angelico attraverso i rivoluzionari della rivoluzione francese. Sono Liberté, Égalité, Fraternité. Si sono ammazzati subito, poi sono ghigliottinati, ma intanto da quel giorno questi tre criteri sono dentro l'umanità. Prima non c'era. Sono il nostro obiettivo. Sono lì. Si sono incarnati. In qualche modo corrispondono al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Potrei parlarne molto di questo, no? Però vediamo quali sono le ispirazioni che vengono da questi tre criteri. Fratellanza. Le ispirazioni che noi, che stanno calando sulla terra, nessun essere umano può essere veramente felice finché rimane anche un solo essere umano infelice. Questa cosa non è ancora così chiara per tutti, ma cominciamo ad andare in quella direzione. Ma no, ma se ne siamo in Africa. Vuoi che mi disturbino l'aperitivo? Questo non significa che quelli che hanno fatto l'immigrazione selvaggia l'hanno fatta bene, che tutti quelli che hanno sfruttato il fenomeno per farlo male l'hanno fatto bene. Hanno fatto male tutti. Ma questo non significa che siccome l'hanno fatto male prima, in modo selvaggio, ha fatto male, no? Noi adesso dobbiamo dire ma no, se ne stiano lì, se ne stiano a soffrire. Io ho questo bel aperitivo, non voglio mica vedere la faccia di un nero che soffre. Terre padane, ma non solo. Allora, qual è la controispirazione di questa ispirazione alla fratellanza? Pensa a te. Questa è il diavoletto, quello è l'angioletto, questa è il diavoletto. Pensa a te, fatti furbo. Procurati il maggior vantaggio possibile a danno degli altri. Arraffa quello che puoi e sarai felice. Queste due sono presenti nella nostra anima, se decidiamo noi ogni giorno verso quale pendere, se stare a sentire la larva o l'angelo. La seconda è uguaglianza. Quando incontri un altro essere umano, tu incontri sempre un essere divino in crescita, come te. Magari stava un po' più indietro, magari ha fatto due vite di meno, magari sarà ancora più nell'errore, ma quello è esattamente come te. Tu hai fatto le stesse cose, prima o poi le hai fatte. Ma quello ha sgozzato la mamma, eppure tu l'hai fatto, se no non stavi qua. E quindi il vedere nell'altro un essere divino in crescita del quale avere compassione se ancora sta sbagliando. Tutti così dovremmo vedere. E qual è la tua ispirazione? Ma no, tu sei diverso, tu sei meglio di lui. Anzi, se sei più forte esercita il tuo potere su di lui. Imponiti nel tuo ufficio, nel commercio, nelle cose dove sei, imponi in famiglia, imponiti. E gli altri sono più deboli, vabbè, si arrangiano. Sono più forti? E la tua posizione è più forte? Ah, usa la tua posizione per farli diventare deboli. No? Ma non c'è uguaglianza nella terra, queste sono controispirazioni. L'uguaglianza è nel fatto che siamo tutti esseri divini in crescita, come tutti quanti.
come minerali, le piante, tutto, tutti uguali, gocce della coscienza universale, tutti con il diritto, dovere di essere aiutati da tutti gli altri, sempre. E il terzo è la libertà. Ogni essere umano ha la capacità di conoscere direttamente il mondo dello spirito e la spiritualità. Dentro ognuno c'è questo essere divino che può capire il bene e il male, che può capire come stanno le cose, che può rendersi conto di come funziona lo spirito, di come funziona l'amore. E qual è la controspirazione? Tutto quello che c'è da conoscere ce l'hai davanti, è solo la materia. Anche i tuoi pensieri sono frutto di combinazioni chimiche. Il tuo amore è frutto di una combinazione chimica. Tutto è prodotto dalla materia, non c'è altro. Quindi mentre rendersi conto di come funziona tutto è la libertà, pensare che esista solo la materia è la schiavitù della materia, della quale soffre la nostra cultura, che pensa di essere libera, è stata schiavizzata dai sensi legati alla materia e si muove dalla mattina alla sera per soddisfare i sensi, drogata di materia. Sono liberarsi. Che cosa ci può far liberare? Il decidere di fare la cosa giusta per gli altri e per se stessi invece è una cosa sbagliata, momento per momento. A questo figlio lo metto, questo bambino lo metto davanti a un computer, o lo porto a giocare, a fare un gioco intelligente? Ah, per me è più comodo se lo metto davanti al computer. E poi io c'ho da lavorare, perché così mi compro la seconda macchina, il terzo telefonino e andiamo in vacanza in montagna. E il bambino ci serve in montagna appiccicato al computer, perché lì ci avremo da sciare, ci avremo da fare. Cioè siamo noi che decidiamo. Quindi il metro per stare in contatto col mondo spirituale angelico e avvalersi delle sue forze, del suo amore, è usare il nostro amore. È quello che il cielo richiede al nostro progetto. L'amore libero dall'egoismo, libero di fare il bene senza condizionamenti. Grazie. Se qualcuno ha una domanda, qualche